ha preso una nutria, forse l'unica cosa bella è questa. Lo avevano scambiato per un lupo e già faceva notizia, visto che l'hanno fotografato in pieno giorno tra le case di Baganzola alle porte di Parma, ma è una specie ancora più rara, uno sciacallo dorato. Eccolo mentre si aggira in un parcheggio. Lo sciacallo dorato è un canide che è arrivato in Italia in tempi, insomma, relativamente recenti, per una migrazione dall'Asia Minore, diciamo così, o da regioni dell'Europa dell'Est, ed è stato identificato per la prima volta in Italia, se non sbaglio, nel 1984. È il secondo avvistamento in Emilia-Romagna. Nel giugno 2017 il naturalista modenese Raffaele Gemmato lo aveva filmato a Mirandola. Servono per controllare nell'ambiente altri animali che possono creare problemi: i cinghiali, i caprioli. L'arrivo del lupo e dello sciacallo dorato in pianura sta risolvendo un problema difficile da affrontare negli ultimi anni, che è quello della nutria. Michele Mendi, fotografo della Lipu, era andato a cercarlo addirittura al confine tra Turchia e Bulgaria. Osservandoli poi da vicino si può notare come la loro vita di gruppo in branco sia una macchina assolutamente perfetta.